nella testa. Io innanzitutto ringrazio tutti voi di essere qui questa sera. Cercherò di conquistare la vostra fiducia, perché da oggi fino al 10 di giugno ce n'è di tempo. Sentirete altri candidati, sentirete altre proposte. Noi siamo qui, umilmente in una piazza, la piazza di San Michele, senza un palco, insieme a voi. Perché con voi ci dobbiamo dare la mano, con voi dobbiamo scrivere una nuova storia per San Nicandro. Noi ci rimettiamo la faccia e siamo contenti di essere qui, perché abbiamo dei propositi. Propositi che poi dopo applicheremo se l'elettorato ci premierà e ci darà la possibilità di raggiungere l'obiettivo di vincere le elezioni, non il 10, anzi speriamo il 10 di giugno. Politica non bisogna delegare. A noi ci è capitato già tempo fa di delegare qualcuno. Ce ne siamo pentiti per molte cose, però tutto sommato la storia continua e poi dopo ci può dare ragione su quello che sono i nostri propositi. Propositi che sono terminati tempo fa e che noi dobbiamo riprendere, perché San Nicandro ha bisogno di molto altro da fare. È la cronistoria. In politica bisogna rischiare. Bisogna rischiare perché se non si rischia non si ottiene niente per il Paese. E questo è un motivo per cui ho scelto questa coalizione. Una coalizione fatta di partiti, di uomini che adesso ho conosciuto per quello che sono. Uomini integerrimi, uomini che sono fedeli, uomini che hanno a cuore l'interesse di San Nicandro. Sarò eco, cercherò di raggiungere tutti quei risultati che ci siamo promessi in questa campagna elettorale, e perché io voglio lasciare un segno a San Nicandro, quello di tornare e far tornare San Nicandro alla normalità delle cose. E questa è la cosa importante. Oggi non ci sono più da promettere le cattedrali nel deserto, c'è bisogno di vivere e di avere un ambiente a misura d'uomo. Andare a rendere e dare un decoro alla città è il nostro primo obiettivo, e sono cose che si possono fare. Basta solamente intervenire su coloro che hanno il servizio e la cura della città sul contratto. Se non rispettano il contratto devono essere penalizzati, possono essere anche cacciati da San Nicandro, perché San Nicandro è un po' degradata, non poco, un bel po' degradata in tutti gli aspetti. E la prima cosa che faremo è quello di rendere una squadra di manutenzione tale di questo servizio. Io nel programma elettorale la prima cosa che ho detto ai segretari, siccome stiamo in corso di andare verso l'estate, la prima cosa è prendersi cura almeno e soprattutto della parte del litorania che compete a San Nicandro Garganico. Una pulizia del parcheggio, una pulizia della scogliera, rendere vivibile quello spazio, non so